Ciao a tutti, bentornati in un nuovo video. Sì, di solito faccio sempre questi movimenti che non so neanche io perché li faccia, ma vabbè, lasciamo stare. Comunque, prima, così, mentre stavo un po' sistemando il ripiano qui che ho di fianco sopra la testata del letto, dove ho, sì, scorte di make-up alla fine, ho tutti i rossetti, gli ombretti mono, la skincare che mi faccio la mattina, ho gli gloss, i rossetti di MAC che non uso più, nel senso che sono da collezione e che di tanto in tanto tiro fuori, e poi ho tutta la parte dei fondotinta, matitoni, profumi, la box di Look Fantastic con la Matrioska che avevo preso nel 2019-2020. Credo 2019, e dopo ho un'altra cassettiera con blush, terre illuminanti, blush, terre illuminanti, ma nelle palette, sì, ci sono anche illuminanti, e mascara, sia grandi che piccoli. Ho deciso di guardare un attimo un po' per mettere a posto tipo due mascara di Maybelline che vi avevo fatto vedere nell'haul di settembre, e volevo metterli dentro al cassetto, e così facendo ho guardato un po' cosa potevo tirare fuori che magari vorrei tenermi in postazione per utilizzare i prodotti. Poi dopo ho tirato fuori un altro profumo per dirvi, perché l'euforia che ho preso nel mese di dicembre non vorrei proprio iniziarlo subito, ma andare avanti con profumi più vecchi e non intaccare troppo il numero 5 di Chanel, che sì, è una taglia da 30, lo utilizzo anche per andare a lavorare, però vorrei utilizzare anche poi cos'altro. E sono andata a finire sui rossetti in stick e liquidi, hanno usato qualche referenza un po' più vecchia o che magari avevo paura potesse essere andata male, perché ho sentito gente qui su YouTube che, citando diversi marchi, aveva detto che i rossetti erano andati a male, ed era un po' di tempo che non utilizzavo quel tipo di rossetti e ho deciso che forse era meglio dare una controllatina. Non ho fatto un vero e proprio decluttering, ok? Ma è stato un controllo generico per vedere la situazione, per farmi anche un'idea di quante cose ho che non ne vale la pena che vada a comprare. In questo mese ho spezzato il fioretto, perché già ho già comprato. Ecco, mascara no, non ne ho comprati. Però non dovrei più comprare niente, non avrei necessità di prendere altre cose. In questa settimana, avendo fatto, ridendo e scherzando, 1, 2, 3, 4... credo di aver fatto 6 ore e mezza di straordinario in una settimana. C'è anche gente che ne fa di più in una settimana di straordinario, ok? Per fortuna a me vengono anche pagate, quindi su questo non ci sputo neanche sopra. Ma quando mi impegno tantissimo nelle cose, ho visto che sono arrivata a un punto che ho comunque lunedì già lavoro da fare. E non mail che sono arrivate, perché ce ne sono anche quelle, ma una lista che si è accorciata parecchio, che non penso comunque di riuscire a completare lunedì, ma se ci riuscissi comunque sarei molto più contenta. Solitamente io tendo sempre a premiarmi quando mi impegno tantissimo, do il 1000% su quello che c'è da fare, e avevo necessità di premiarmi. Sono andata a fare uno shopping sfrenato da Pinalli e da Sephora. Tra l'altro, Pinalli neanche con cose scontate, ho preso robe, una di Mulac e alcune di MAC, mentre per quanto riguarda Sephora ero andata a finire su alle casse, ho trovato delle mini palette nuove di Natasha Denona, mi sono fatta ingolosire. In più ho trovato anche una mini cipria di Charlotte Tilbury, ed è sempre stata una cipria che volevo provare. 25 euro per una cipria mini, non la prendete, ok? È stato solo un mio sfizio,
una mia curiosità nel dire la provo piccola e poi dopo se mi piacerà la prenderò in full size, perché non avevo voglia sinceramente di spenderci 40 e passa euro. Ero tentata anche nel prendere By Terry da Pinalli, la cipria sia in polvere libera ma più che altro compatta, però mi ha frenato il prezzo di 46 euro per una cipria, io che poi le finisco in un mese. Boh, non so, ho tergiversato molto e sono uscita solo con le cose che avevo selezionato e che vi ho detto che ho preso, perciò Mulac e MAC Cosmetics. Ad ogni modo, ok, ritornando a noi, vi faccio vedere che guardando i profumi ce n'era uno abbastanza vecchio, ma non è il più vecchio, perché il più vecchio dovrebbe essere quello di Guerlain Acqua Allegoria. No. Un Intense di Dolce Gabbana che tengo da riguardo perché è il mio profumo preferito, anche se ancora venduto, lo uso proprio nelle occasioni più importanti perché è il mio profumo, punto e basta. Mi sono ricordata che avevo comprato questo barattolo da 100 ml di Acqua di Gioia Jasmine Edition, che sinceramente non ho mai visto in nessun altro negozio se non da Limoni, che era appena diventato Douglas, e poi dopo hanno chiuso comunque tutti i punti Douglas che una volta erano Limoni. Non mi ricordo il prezzo, non era proprio economicissimo. Stiamo parlando di Giorgio Armani Acqua di Gioia, credo stiamo sui 90 e qualcosa. Di Acqua di Gioia ne ho comprati tanti, soprattutto quello classico. Ma ho utilizzato anche altri colori, altre edizioni ed è uno dei profumi che più mi piace. Pensate che avevo iniziato a utilizzarlo verso il 2009-2010 perché la ex compagna del cugino del mio attuale ragazzo, che vabbè, stiamo insieme da 14 anni, gliel'aveva sentita addosso a questa signora, diciamo così, e praticamente dopodiché ha voluto regalarmi una boccetta anche per me stessa ed è un profumo che a lui piace quando lo indosso e quando indosso Acqua di Gioia lo riconosce subito. Detto questo, la boccetta è verde per quanto riguarda la edizione Jasmine ed è un'edizione che non ho mai visto in giro. Non so se sia una cosa particolare che era destinata solo al mercato limoni o se si trova facilmente anche negli altri punti vendita di skincare, make-up, profumerie. E non ho mai aguzzato io lo sguardo, ok? Ma vorrei portarlo avanti perché non ha senso che rimanga in collezione. L'ho annusato, non mi dispiace neanche come profumo, ma non ho voglia di tenere 100 ml di prodotto. Li trovo molto scomodi perché rimarrei sempre a casa con questo profumo. Non lo userei mai per andare in giro, un boccettone da 100 ml in valigia o in un bagaglio non li metterei mai poi mai, è una roba che pesa, è una roba che ingombra e 100 ml solitamente in viaggio non me ne faccio mai granché, o mi porto dei campioncini o delle mini taglie oppure to al massimo giro con i 20 ml, massimo 30, non di più. Così facendo sono andata a sistemare anche i mascara e per quanto riguarda i mascara ho detto no, ma io ho delle cose, una cosa aperta che lo so al 100%, ma altre che volevo assolutamente mettere in postazione. È vero che ne ho tre di aperti di mascara, no, bugia, ne ho quattro perché ho il mini di Charlotte Tilbury, il Pillow Talk, quella edizione lì. Dopodiché ne ho uno abbastanza vecchio di Essence nella confezione verde, ne ho uno di Pixi, ne ho uno di Giorgio Armani e nella pochette con il make-up da utilizzare tutti i giorni per smaltirlo nel progetto 22 prodotti nel 2022 ho il Pottenkara di Moni McQueen Cosmetics, McQueen Beauty, che è un marchio coreano.
Allora, ne ho parecchi comunque per essere mascara aperti, però ho visto che nel 2021 sono riuscita a portare avanti delle referenze e per questa ragione ho detto, beh, tiro fuori quello che avevo già aperto e perché chissà mai lo lasciavo sempre lì, quello di Lancôme con il collo a cigno. Quanti di voi hanno utilizzato questo tipo di mascara qui? Me lo metto su il rosa della pelle in modo che vediate un po' la forma. Quanti di voi hanno utilizzato questo mascara qui? Fatemi sapere se viene ancora rivenduto. L'avevo comprato, pensate un po', quando esistevano ancora le profumerie Unix, mai aperto. Dopo l'avevo aperto, credo 2018. Non è andato male perché non puzza. Certo, dopo lo proverò anche sugli occhi per capire se succede qualcosa oppure no, ma è un mascara che costa più di 20 euro e non vedo perché lo debba lasciare marcire lì. Detto questo, ho detto, ho anche il Bad Girl Bang Blu. Quando ero andata a farmi una volta delle sopracciglia, vi parlo di quando andavo a Mestre a farle e quando stavo cercando ancora la macchina, quindi vuol dire nel 2019, un settembre, perché lo ricordo perfettamente, l'avevo comprato nel mese di settembre, e avevo visto che era uscito il Bad Girl Bang blu elettrico e l'ho preso perché non mi faccio neanche mancare i colori. Il Bad Girl Bang mi piace, alle volte mi fa perdere le ciglia, però il nero non l'ho più ricomprato, ma l'effetto che lo scovolino mi dà sulle ciglia è molto valido. Tenete conto che tendo a preferire le setole piuttosto che gli scovolini nell'astomero. Al verde, Lash Boost Primer, non mi ricordavo neanche più di averlo, non so neanche quando l'ho comprato. Non chiedetemi se l'ho comprato qua in Italia al DM o se l'ho comprato in Germania o in Austria. Austria! No, non me lo ricordo, non me lo ricordo per niente. E l'ho guardato, faccio, che diamine, che cos'è questa cosa nuova utilizzata assolutamente? Quindi, durante il weekend, perché non penso che durante il giorno mi metterò a utilizzarlo. E poi dopo ho il The False Lashes. Forse ne avevo finito uno. Non me lo ricordo neanche più, sinceramente. So che era un mascara che piaceva molto alle persone. E l'avevo comprato. Ne avevo comprate due. Forse sì, una volta l'avevo finito. Perché altrimenti non mi capacito di dove possa essere la seconda confezione, visto che con i mascara sono molto ordinata. So che ne ho nella postazione e so che ho quelli chiusi, non ne ho disseminati da altre parti, tranne uno di Cien, della edizione vegana, che so dov'è, punto. Per il resto so che non li ho disseminati in giro. Vabbè, ho detto, tiro fuori un po' di mascara e vediamo cosa riesco a fare quest'anno. Sicuramente devo finire il Potenkara più gli altri 4 che ho aperti, ok? Questi sarei anche contenta di finire il primer più quello di Lancôme. Per il The False Lashes e il Bad Girl Bang, anche se ci li rivediamo nel 2023, non mi dispiacerebbe affatto come cosa. Prodotti che invece finisco circa una volta ogni 2 mesi sono i fondotinta. E stavo guardando un attimo la situazione in postazione più le cose che ho di scorta. Le cose che ho di scorta sono prodotti che potrei facilmente utilizzare anche in tarda primavera perché sono molto leggeri. Gli unici prodotti belli densi, escludendo un fondotinta di Catrice che avevo preso in 2 colorazioni, che uno lo state vedendo nel progetto 22 prodotti nel 2022, ci sono queste 2 referenze che sono più indicate per il periodo invernale perché sono super idratanti, effetto correttore, fondotinta, super coprente, e per questo ho deciso di tirarli fuori. Fermo restando che di aperto in postazione io ho il Sensillis che utilizzerò a casa. Se devo viaggiare ho tantissimi, tantissimi, tantissimi campioncini di fondotinta, sia in bustina sia in formato boccetta piccolo, perciò non vale la pena che mi porti via fondotinta, a meno che non voglia portarmi qualcosa di chiaro, perché di solito i fondotinta in campioncino sono molto scuri, però ho guardato le colorazioni, bene o male dovrei starci.
Il Sensilis ho la Cicaper che di tanto in tanto la utilizzo, però è un 15 milliliter, dovrei farcela finirla nel giro di poco. E quello del progetto smaltimento 22 prodotti nel 2022, il fondotinta matte di Catrice. Avevo comprato da Sephora, no, da Sephora no, scusatemi, da Tigotà nei Totem. Stavo pensando agli espositori per quello che mi è venuto fuori il negozio Sephora, invece in realtà no, ragazzi, li ho presi al Tigotà. Questi prodotti di Deborah nei totem quando ci sono gli sconti. E c'è questo qui che non so se ve lo ricordate, io me lo ricordo perfettamente, rivenduto negli espositori standard classici, il 24 ore Care Perfection nel numero 01, 10 ore di idratazione, è un fondotinta a tenuta estrema, azione idratante intensiva con un fattore di protezione 20 con acido ialuronico e ha 30 ml 12 mesi di pau. Ecco, questo fondotinta assolutamente va utilizzato, punto e basta. Sicuramente inizierò con il weekend, poi quando finirò quello che ho nel 22 prodotti nel 2022 se ne riparlerà. Introdurrò anche queste due referenze. Ma non è l'unico, perché ho anche un 24 ore extra cover, il 2 in 1 fondotinta e correttore con anche effetto di minimizzare i pori, c'è scritto pore minimizer, e ha anche questo un fattore di protezione 20. Questo qui, l'unico problema è che ha questo applicatore in spugna, non è il classico applicatore a pompetta come può essere invece quello che vi ho mostrato prima. Questo sinceramente apprezzo mille volte di più, lo considero di più un fondotinta, mentre questo qui sinceramente no, è quasi pare un correttore da 30 ml. Vedrò, non vorrei fare tanto effetto mascherone, spero di trovarmici bene anche questo a 12 mesi di pau, ve lo faccio vedere anche un po' meglio. Ho voluto fare un po' un controllo dei prodotti e diciamo che può essere un video comprati, ora vi utilizzo, anche se la mia logica era quella proprio di pulire un po' la situazione della mensola di prodotti che ho stoccati, messi lì da parte e per parlare un po' delle cose che non utilizzo, avevo fatto su con il tempo. Parliamo di rossetti dall'ultimo argomento, li ho divisi in tre categorie. Rossetti che ho usato e puzzano da morire, quindi li butto via. Rossetti che sono nude, abbastanza avviati, che li metterò in postazione, cercherò di trovargli un posto per sfruttarli. E tre rossetti che andrò a regalare, perché sono soprattutto delle colorazioni che non andrei a utilizzare. Ho cercato di guardare soprattutto i fucsia, che è già da un po' di tempo a questa parte che vi sto dicendo che non mi ci vedo più con i fucsia. Sì, ne ho, qualche volta scivolo e li compro, non ho proprio dato via tutti i fucsia, ok? Ma li ho guardati parecchio, ok. Partiamo da quello che è cestino. Purtroppo cestino tutte le referenze che mi erano rimaste della Glossip, marchio che gestiva Bottega Verde. Non ho visto neanche più sul sito che rivendono i prodotti. Avevo tre referenze, di cui una era di un periodo natalizio, questo qui sul rosso. E poi c'erano queste due nude, una un po' più smortina e una rosina, che mi piacevano tanto comunque, perché quando li stendevo non ho mai trovato dei rossetti liquidi che non prosciugassero più di tanto, ma rimanessero lì effetto tatuaggio quasi. E neanche quelli di Maybelline, per esempio, hanno questa concezione. Peccato che poi Glossip sia andata un po' a quel paese, diciamocela tutta, perché alla fine penso sia fallita proprio. E se io li annuso, mi dispiace, ma sanno di rancido. Di rancido. Non posso farci niente, non voglio mettermi queste cose sulle. Ah, questa ancora peggio. Questa ancora si potrebbe salvare, ma è vecchia, lasciamo stare. Le avevo comprate a Venezia, nel Bottega Verde a Venezia, vicino al lavoro dove lavoravo, perché era l'unico punto vendita che li rivendeva, non era rivenduto dietro casa mia nel centro commerciale. Questo
un po' meno, però incomincia a sentirsi ed è anche il più recente. Io mi immaginavo il rosa puzzasse di più, il rosa è quello che potrei ancora salvare, ma non confido, non voglio avere poi ripercussioni sulle labbra. Ho visto un video di Green Fra 1, se non mi ricordo male, un bacione, forse aveva fatto vedere la sua collezione di make up e aveva parlato dei rossetti Nabla, che non ne aveva più perché avevano iniziato a puzzare forse. Bene, li ho guardati perché io ne ho di rossetti Nabla. Cosmic Dancer. Vabbè che ne ho 3 miliardi di viola e questi viola non li sto neanche più di tanto usando, ma... soldi buttati via, ed è per quello che sto dicendo non devo più comprare un caspiterino di niente. Questo non è andato a male, non so se sia veramente l'unico colore che mi è rimasto perché tutti gli altri pure li ho dati via. Parliamo del marchio Extreme Makeup, un marchio che avevo conosciuto tramite Love By, penso si chiama Love By, sì, quello che mi dava i punti per poi dopo richiedere i premi, tipo ricariche telefoniche, tessere e via discorrendo. Questo qui sinceramente è il numero 10, ne avevo comprati altri, c'era anche un nero, altre cose che sinceramente non ho guardato benissimo. Il primo che mi è venuto tra le mani è questo, però se dovessi avere altre referenze faranno tutti la stessa fine. È un marchio italiano che rivende prodotti di make up low cost. Ma ragazzi, ha il petrolatum e sul sito internet non so se c'è l'inci, non me ne sono accorta, me ne sono accorta quando ho ricevuto il prodotto. Sinceramente spararmi sulle labbra 7 ml di petrolatum dopo i 2 mesi che mi sono fatta con la matita continuativamente la Jolie Lèvres di Vivienne Sabot, il petrolatum sulle labbra non le voglio più sapere. Guardate, non sono una che ha il paraocchi sul fatto di prodotti naturali, non naturali, biologici, non biologici, ma sull'inci, la paraffina sui mascara ancora l'accetto, ma il petrolatum sulle labbra assolutamente no, non lo tollero, non lo voglio vedere e quindi tutti i rossetti che hanno il petrolatum neanche li vado a regalare, li butto via in tronco, perché se non li voglio usare io non li vorrei, non vorrei neanche che le mie amiche utilizzassero quel prodotto con quell'ingrediente. E Mulac, parliamo di Mulac, non è l'unico rossetto che ho, ma per esempio Milf è nettamente più morbido, non so se ho anche altri rossetti di Mulac. Sinceramente quello che mi ricordavo e che sapevo che era un po' critico perché lo sentivo anche da altri video era Ordinary Babe numero 41. Adesso non puzza più di tanto, il tappo non mi viene fuori, ok, con l'effetto damascato. Ed è ovviamente il solito rosino smorto. Aveva già sempre avuto quel profumo talcato, molto talcato, di rossetto della nonna, mi viene anche un po' da ricordare, cioè il profumo mi piace, non è andato a male, ma è durissimo. Io questo ancora forse potrei tenerlo, dovrei però trovare un escamotage. Come cavolo fate a utilizzarlo questo rossetto qui? È bellissimo, perché è bellissimo, io adoro questi colori, ma come fate a utilizzarlo? È duro. Io prima ci ho provato, mi sono scartavetrata le labbra, avevo il sangue che mi veniva fuori dalle labbra a furia di aver passato lo stick su questa parte del corpo. No, però questo ancora lo tengo, no, cioè perché il profumo è buono, non è andato a male, io l'avevo messo lì semplicemente perché è impossibile da utilizzare. Però lo voglio finire, punto. Cioè, questo sì, assolutamente. E agganciandomi con questo discorso, vi faccio vedere i rossetti che ho tirato fuori perché li voglio finire. E sono per la maggior parte tutti i rossetti nude, ok? Di cui uno, l'unico che mi è rimasto perché tutti gli altri li avevo buttati o dati via, di Bella Oggi, non so dirvi il colore.
Mi ricordo che un colore improponibile l'avevo messo quando erano venuti i Blu a Mestre in Piazza Ferretto con il Festival Show, vi parlo del 2000 e 13, 14, all'incirca quell'anno là, quindi questo rossetto è del 2013-2014. Rossetto con uno stick morbidissimo, non sono venduti negli espositori Tigotà. Questo si può finire. Ne va finito. Finito, va finito. Ecco qua, poi dopo iniziano i drammi perché c'è il numero 03, il Come Naturally di Essence, che per dire che, di finire questo, faccio prima finire il rossetto che vi ho mostrato poc'anzi. Però è molto famoso lo 03, ritiratelo fuori se ce l'avete, perché l'hanno comprato quasi tutti. Questo è vecchio, questo viene da Portogruaro 2014, quando ho fatto i corsi prima di iniziare a lavorare a Pordenone. Pensavo di averlo utilizzato un pochino di più, e invece no. Quindi questo rossetto di Astra 24 ore rosso matte nel numero, non lo so, però non è neanche venduto sul sito internet. Mi piaceva molto. Trovato dai cinesi, perché c'era un negozio di cinesi vicino al centro commerciale Adriatico 2. Ovvio che se vado dai cinesi vado a vedere se c'era Astra. Adesso Astra è un pochino più raggiungibile, grazie al fatto che ha anche un e-commerce online. Catrice, e lui non l'ho mai buttato via perché ha ovviamente un nome che richiama la Russia, si chiama Russian Violet 080. Questo qui è un rossetto, come si chiama? Shine, come dice lo stesso prodotto. È di quelli molto lucidi, che sembrano quasi dei lucidalabbra, ok? Questo, se ci metto una matita sotto, lo faccio fuori. Facciamo fuori un po' di rossetti. Lui è stato un regalo della mia migliore amica di qualche Natale fa, il 13 Laika Princess. Stessa concezione, solo che è di Essence. Anche questo shiny, molto sparaflesciato. Cercherò di giocare con delle matite più sul rosa per riuscire a portarlo a lavoro. A lavoro tenete conto che ho messo un prodotto in postazione di Kiko. Sì, di un'edizione che avevo trovato all'interno delle mystery box di un sito che adesso penso non sia neanche più attivo, della Tuscan Sunshine dovrebbe essere. Poi vi ricordo cose in memory. Quante di voi si ricordano? No, perché è plurale. Quante di voi si ricordano? Quanti tipi di rossetti ho finito come questo? Scrivetelo nei commenti. Vi lascio 2 secondi. 3, 2, 1, vi do la risposta. Ne finì due di rossetti del genere. Questo era il terzo che comprai allo Shein, quando esisteva ancora lo Shein dietro casa mia. E mai scelta più sbagliata perché sono odiosi. Ecco, lui è l'unico che mi è rimasto, il 212 Nude List. Quello che salvavo in realtà ha iniziato a diventare molto pastoso. L'odore c'è ancora, è molto buono e infatti voglio finirlo, spero. Quest'anno devo ritornare a farmi le labbra punto 1 berry, punto 2 smorte, non solo rosa. E dopo ho il Black Talk, un comfort matte comprato da Sephora del marchio Urban Decay. Spiegatemi cosa sta succedendo a Urban Decay da Sephora, perché gli stand sono sempre disastrati. Non ho mica capito se la vogliono togliere, le palette che avevo sempre visto al 50% di sconto. I don't know, non lo so, non lo voglio sapere perché. Di Urban Decay, se salvo, salvo l'upper version e salvo l'all nighter, ma per il resto non salvo altro. Forse anche la cipria, quella traslucida compatta. E questo anche, sì, non è stato un rossetto cattivo quando l'ho usato. Mi ricorda tantissimo Kiss in Makeup 01, sì, perché lo uso ancora. E tiratelo fuori se ce l'avete, è un bellissimo nude, si può usare tranquillamente. E non dovrei avere altri rossetti, no, però
E qui finisco il video con le ultime referenze. Ho tutti i rossetti che ho deciso di tirare fuori, magari regalerò alla mia migliore amica, che lei non si tira indietro su queste cose e mi ha detto che ha ancora tutta la mole di rossetti che gli avevo regalato, penso, 2 anni fa. Non so a che livello, però ancora ha detto che ne ha parecchi. Glieli aggiungerò. Allora, ho praticamente il 407 di Pupa, che è ovviamente un fucsia. Iniziamo con la carrellata dei fucsia, che non utilizzo più. Essence, Come to Town, il numero 02... Wrapped in pink, ovviamente è più un viola questo, ma è un colore che ne ho comunque a caterba, e anche se ne do via uno non succede niente. Sempre di Essence ne ho uno normale, numero 12, Blush My Lips, che doveva assomigliare a miale, soprattutto cinese sono adesso, che assomigliare al Ruby Woo di MAC, che andava tanti anni fa. Chi ce l'ha originale mi faccia un colpo, perché l'ho sempre voluto originale, ma penso che sia andato finito da molti. The Debbie Experience, il numero 71, Dark Blue. Quando mai ho utilizzato questo rossetto? Vabbè, per fortuna che ci ho speso poco, ma non so che cosa avessi per la testa in quel periodo. E qui ho tutti i rossetti di Wet n Wild, quelli con il pack bruttissimo che si rompeva lo stick nel giro di poco. Ne ho di vari colori, perché passo da viola, dai berry, dai fucsia, dai rosa, però questi veramente non, piuttosto mi sono tenuta quelli di Sien che costano meno. E questi preferisco darli via, li regalo, vi ripeto, non li do a voi, li do a persone un pochino più vicine a me e che so che li apprezzerebbero ugualmente. C'è un rossetto che non so perché non ha proprio più la capacità di incastrarsi e si toglie via ogni 2x3, e solitamente alla mia migliore amica, quindi la farò felice, le darò queste cose, poi tra l'altro sarà anche il suo compleanno, ovvio che non gli do questo per il compleanno, scherzate, cioè proprio assolutamente no, farò qualcos'altro, però i pronomi personali, complemento oggetto, vabbè, le particelle devono essere dette giuste, non posso usare un maschile se è una donna, ok? Quindi le regalerò tutte queste cose dentro a un sacchettino, e non è che si deve scegliere, proprio se le deve tenere, faccio io non le voglio più vedere, non le voglio più avere, non le uso, preferisco che le smaltisci te. Basta, quindi questo è stato un po' come ho passato oggi pomeriggio prima di farmi la piastra ai capelli, che mi ha portato via un bel po' di tempo e che... poi comunque è inutile perché mi si sono gonfiati già subito, era da un anno che non me la facevo la piastra, la ripasserò domani, anche se non è che farebbe proprio bene i capelli passare le piastre un giorno sì un giorno anche, però è per cercare di tenere la chioma un pochino più compatta, poi dopo è bella anche gonfia, però non so, preferisco ripassarla di nuovo, anche perché qui dietro non l'ho fatta proprio bene, mi ero stufata dopo una certa. E però se parto già da dei capelli dritti mi risulta più semplice da fare la piastra. Prima avevo proprio i ricci alla caparezza e mi ha portato via tanto più tempo. Domani sicuramente la metà del tempo ci impiegherò, se ci ho fatto sì e no 4 ore... altre 2 me ce ne vorranno, e poi dopo vorrei riuscire ad arrivare anche a lunedì con la piastra, dopodiché alla sera del lunedì me li laverò e ritornerò al mio riccio. Vi ringrazio per essere passati, fatemi sapere se ogni tanto anche voi date una spulciata alla vostra collezione makeup per decidere un po' come usare le cose, cosa tenere, cosa non tenere più. Non ho fatto un vero e proprio decluttering, il decluttering forse lo farò un po' più avanti, dipende un po' come sarà la situazione, se avrò tempo, se ci rinchiuderanno in casa, adesso questo non penso proprio, dovrei prendermi comunque i soliti sabato e domenica,
Devo essere solo io mentalmente libera. Attualmente mentalmente libera non lo sono al 100% e riesco a dedicare questi video un pochino più chiacchiericci, dove mi mostro le cose, non solo i prodotti e poi ci devo mettere il voice over, editare, non è proprio comodissimo. Spero che mi comprendiate e che l'idea comunque di vedere un decluttering prossimamente vi entusiasmi. Grazie per essere passati, per i commenti che avete lasciato e ci vediamo in un prossimo video.